effettivamente la posizione era simile su quell'ultimo pallone attaccato dal Zangio. Proprio Casoli ai 9 metri. La ricezione di Molteni. Butti, tocca il muro, salva ancora Casoli, ma è sempre Monza che attacca, una palla a filo che Molteni però risolve bene sul muro di Diaz. Partita che è salita di intensità in modo incredibile. Proprio capitan Molteni va ai 9 metri. Ma che palla che ha fatto Casoli, signori. Se avete registrato la partita andatevela a rivedere, vale il prezzo del biglietto. Buon servizio di Molteni, Modena in modo incredibile, free ball però, ma si urtano! Exigaiga Votto, regalone, regalone di Modena di Exigaiga Votto. Sì, adesso giustamente i giocatori di Modena protestano perché Molteni ha schiacciato il pallone con rabbia, gesto istintivo ma ipoteticamente da punire, probabilmente non con un cartellino giallo ma con un richiamo verbale. Secondo me ha fatto bene l'arbitro a far finta di niente, perché mi sarei arrabbiato anche io come un leone. 18 pari, quando Casa Modena, dopo l'errore di Exiga, può andare alla battuta. Travizza, palla in campo. Come conferma la panchina giallo-blu sull'attacco di Sean Rooney al 9° punto personale. Ora davvero ci sono le scintille sotto rete. Sì, ce l'ho le scintille, ma tornando al punto precedente, l'errore non è di Exiga, ma è di Gavotto. Tutte le free ball sono del libero. Diaz tiene una palla che forse sarebbe terminata out, poi attacca Diaz e si fa murare da Gavotto, che si fa anche perdonare l'errore precedente, riportando i suoi a più due. Questa volta è stata Modena a non gestire benissimo, comunque una bella battuta di Butti. Ricezione di Casoli, perfetta. Gioco spostato su Dennis che scardina il muro di Rooney, conquistando il punto 19, del 19. Uno però nuovamente da recuperare per casa Modena. Al servizio proprio con Angel Dennis. Battuta si ferma ancora in rete. Quarto errore personale, il terzo in questo set per Dennis. L'ottavo di squadra per la formazione giallo-blu. Gavotto tocca all'opposto di Monza tirare il servizio. Battuta in salto per il numero 15. La ricezione di Casoli. Bruniglio il primo tempo per Coistra, a segno. Casa Modena che risale a quota 20, Casa Modena al servizio con Diaz che nella rotazione precedente ha messo a segno battute davvero insidiose. Entra in campo Coi per Bruniglio, obiettivo alzare il muro. Diaz in posto 5 per tirare il servizio. Tiene Molteni, Travizza per l'attacco vincente di Gavotto. Ottima questa volta la scelta di Travizza. 22° punto. Monza che rimane a più 2. Doppio cambio in casa giallo-blu. Rientrano in campo sia Bruniglio, e questo era scontato, sia Beresco, questo era un po' meno scontato. Alla battuta c'è Sean Rooney. Non forza, riceve Diaz, Dennis, block out. Anzi, non è entrato in campo Beresco. No, gli arbitri non hanno concesso il cambio perché Beresco non era pronto al momento della sostituzione. Se conosco Bagnoli si sarà arrabbiato come un animale. Alla battuta casa Modena col Coistra e dell'Ace del 22 pari nel momento ideale. Coistra cava fuori dal cilindro una battuta sulla quale nemmeno Exiga riesce a farci nulla.
primo servizio vincente di Goistra, il secondo di squadra, e allora va a chiamare il secondo time out discrezionale Luca Monti in quello che è forse il set più bello della serie, Stefano. Beh sì, come intensità e come equilibrio sicuramente sì, anche perché le due squadre sono lì come punteggio e stanno sbagliando poco. Secondo ace di squadra firmato nell'occasione da Wins Coistra, una battuta, ma ci vorrebbe quasi a dire un attacco micidiale. Ora sarà una volatona davvero. Finale di set da sconsigliare ai deboli di cuore. Si ricomincerà con Coistra al servizio. Chissà ora se la piazza o se tira tutto braccio. Tutto è pronto per la battuta dell'olandesone. Tira forte Coistra, palla tocca in net, si difende Rooney. L'attacco vincente di Gavotto, altro diagonale. C'è da dire che Modena con Gavotto ci ha capito poco in questi quarti di finale. Sì, beh, lui sta giocando una serie ottima, era partito lento stasera, ma ora il suo braccio si sta scaldando. Forni ai 9 metri. 23-22 avanti Monza, sbaglia però completamente la battuta Forni, quarto errore personale, nono di squadra, e signori, chi mette giù questo pallone avrà il set ball nell'azione successiva. Brunigno al servizio per casa Modena. La battuta Molteni in palleggio, Buti muro passivo, palla che se ne va, a segno Buti, e allora il set ball è di marca Brianzola. Peccato perché aveva toccato il muro giallo-blu. Travis ai 9 metri. C'è però prima il time out chiesto da Daniele Bagnoli, che aveva ancora un tempo discrezionale a propria disposizione. Ovviamente non serve a dire nulla, i giocatori sanno benissimo cosa fare, serve solo cercare di disturbare Travis, che stava cercando la concentrazione giusta per tirare la sua battuta in salto. In realtà Daniele è un allenatore che adesso potrebbe anche suggerire la giocata in attacco su ricezione buona. Questo è vero, lo aveva fatto in gara 3, poi Kois sbagliò quel maledetto pallone, anzi in gara 1, scusate. Squadre nuovamente in campo. Al servizio Dragan Travizza. Siamo sul piede della mezz'ora di gioco in questo secondo set. La battuta di Travizza tiene Magnà. L'attacco di Kreus, grande difesa di Exigà, poi Molteni. E questo è un fallo tutta la vita. No, un fallo tutta la vita. Un fallo tutta la vita di Molteni, che ha preso il pallone, l'ha tenuto stretto e l'ha scaraventato a muro. Bisognerebbe solo vergognarsi di protestare su una palla del genere. 24 pari. Buona battuta di Modena. Travizza cerca Gavotto, ma questa volta a fermare Gavotto c'è il muro di Angel Dennis. 25-24 casa Modena. Palla corta per Gavotto, è stato bravo Dennis a mettergli le mani proprio sul pallone. Ancora Casoli al servizio. Buona battuta, tiene Exigà, Travizza che cerca Molteni, muro in campo, e casa Modena al primo tentativo conquista il set 27-25 con lo straordinario muro che consente alla formazione giallo-blu, grazie alle manone di Kreus, di portarsi avanti 2-0 in 31 minuti di gioco. A risentirci tra qualche istante per la cronaca del terzo set.